Problema. Filo metallico dove scorre una corrente di 5 A con gli elettroni di conduzione che si muovono verso destra con una certa velocità di deriva. A 2 cm di distanza dal filo metallico viene inviato verso destra un fascio di ioni deuterio negativi, ionizzati quindi, con 59 keV di energia cinetica. Deuterio, l'isotopo dell'idrogeno con un neutrone in più nel nucleo. Prima domanda, se gli ioni deuterio sono relativistici o no. Il deuterio è come l'atomo di idrogeno con un neutrone in più. Senza il neutrone si chiama prozio. Quindi ha due nucleoni, protone e neutrone, la sua massa è 2 UMa, quindi questo valore. Se fosse un atomo neutro, avrebbe un solo elettrone, ma siccome è ionizzato negativamente ha un elettrone in più, quindi la carica netta dell'atomo ionizzato è meno E. Per vedere se questi ioni sono relativistici, bisogna confrontare l'energia cinetica con la loro energia di riposo, mc quadrato, che fa questo valore qua in joule. Dividendo per 1,60 per 10 alla meno 19, il valore in joule viene convertito in electron volt. Sono 1,87 miliardi di electron volt, quindi JeV. L'energia cinetica, che sono soltanto 59 keV, è molto minore di questi quasi 2 JeV. Infatti, il rapporto tra l'energia cinetica e l'energia di riposo è 1 a 32.000 circa, cioè l'energia cinetica è circa 32.000 volte più piccola dell'energia di riposo. Quindi gli ioni sono non relativistici. Calcoliamo subito la loro velocità, che ci servirà in seguito. Possiamo usare tranquillamente la formula dell'energia cinetica classica e ricaviamo con la formula inversa, radice quadrata 2 energia cinetica diviso m, sostituiamo i numeri, ricaviamo la velocità di questi ioni, che giustamente è una velocità non relativistica, infatti è circa 2 ordini di grandezza più piccola della velocità della luce nel vuoto. Volendo fare il rapporto V su C, beta, questo rapporto viene meno dell'1%, il 7,9 per 1000, lo 0,79%, a conferma che questi ioni non sono relativistici. Seconda domanda, cosa accade al fascio di deuterio e perché? Il fascio di ioni deuterio è lanciato verso destra parallelamente al filo metallico dove scorre la corrente verso sinistra. Infatti, gli elettroni di conduzione viaggiano verso destra con velocità di deriva, non serve sapere il valore. Questo 1,5 mm al secondo è un dato inutile. L'importante è capire che la corrente elettrica da 5 A è diretta verso sinistra. Allora questo filo, per l'esperimento di Oersted, genera un campo induzione magnetica B sul fascio di ioni deuterio e con la prima regola della mano destra, ponendo il pollice lungo la corrente, le altre dita indicano che questo campo B entra nel foglio. Possiamo anche calcolare il valore di questo campo B con la legge di Biot-Savart. Mettiamo come distanza 2 centimetri, che è la distanza tra la sorgente, cioè il filo, e il campo B, il punto in cui noi vogliamo calcolare il campo B generato. E l'intensità di questo campo B è 5 per 10 alla meno 5 Tesla. Ora gli ioni negativi del deuterio sentono questo campo B e subiscono la forza magnetica, la forza di Lorentz. QV vettore B, utilizzando la seconda regola della mano sinistra, sinistra perché sono ioni negativi, poniamo il pollice lungo la velocità, quindi verso destra, l'induzione magnetica sull'indice a entrare nel foglio e allora il dito medio ci dà la forza magnetica verso il basso, questa. Quindi questo fascio di ioni viene deviato verso il filo metallico. La cosa si poteva intuire anche in un altro modo, con un altro ragionamento. Abbiamo la corrente elettrica che scorre nel filo sotto, verso sinistra, e questo fascio di particelle negative si comporta anche lui come se fosse una corrente verso sinistra, una corrente elettrica, e quindi è come se fossero due fili percorsi da corrente nello stesso verso, cioè verso sinistra, e quindi si sviluppa una forza attrattiva che avvicina il fascio al filo metallico inferiore. Ultima domanda, l'accelerazione istantanea che subisce un ione deuterio nel punto A. Il punto A è qui. Bisogna calcolare prima la forza di Lorentz e poi applicare la seconda legge della dinamica di Newton. Facciamo
Forza totale uguale MA. La forza totale è solo la forza di Lorentz, perché come sappiamo il peso, la forza peso è sempre trascurabile per le particelle atomiche o subatomiche. Quindi l'accelerazione è la forza magnetica diviso la massa dell'atomo. La forza magnetica si calcola QVB, in quanto l'angolo tra la velocità e il campo B è di 90 gradi. Infatti la velocità va verso destra, mentre il campo B entra nel foglio. La carica in modulo, perché vogliamo l'accelerazione soltanto come valore numerico positivo, vale quanto la carica dell'elettrone in più che ha l'atomo, quindi E. La velocità l'abbiamo calcolata prima ed è questo valore. Con la formula inversa, quindi calcoliamo questa accelerazione, forza magnetica e VB, sostituiamo i numeri, diviso M. E il risultato è un'accelerazione molto grande, almeno rispetto a quelli che sono i valori del mondo macroscopico, però è una cosa normale perché si tratta di particelle atomiche che sono molto più leggere degli oggetti macroscopici, quindi è normale che vengano accelerate con questi grandi valori, essendo particelle molto leggere. Le unità di misura, coulomb, metri al secondo, chilogrammi, poi al posto di newton, chilogrammo per metro al secondo quadrato, ampere metro qua sotto. Si semplificano quasi tutte le unità di misura, in particolare ampere si semplifica con coulomb al secondo, che è ampere, e rimane metri al secondo quadrato, l'unità di misura dell'accelerazione.